Vediamo come si comporta questo raserba a batteria dell'ego con erba, diciamo, già da tagliare. L'altra volta vi ho fatto vedere le peculiarità di questo raserba, l'abbiamo provato in condizioni molto semplici. Questa volta lo riproviamo sul solito prato con l'erba decisamente più alta, quindi ora l'erba è davvero da tagliare, quindi lo testiamo in una condizione di utilizzo reale. Bisognerebbe utilizzare il cestello per la raccolta, ma per metterlo un po' più a dura prova voglio provare col mulching e vediamo come si comporta. Faccio qualche giro col mulching e poi lo proviamo anche col cestello. Se ti stai chiedendo perché acquistare un raserba a batteria, semplicemente perché ha dei vantaggi importanti. Al di là dell'abbattimento delle emissioni, dell'assenza di rumore, quindi c'è anche un aspetto salutare e di utilizzo, perché in alcuni casi, magari per lavorare anche la mattina presto, con un'attrezzatura a scoppio è un problema e con questo invece si può, ma è anche molto leggero. Più o meno è la metà di un raserba a scoppio di pari dimensioni. Non comporta praticamente nessuna manutenzione se pensate quanta ne ha un motore a scoppio, oltre che comunque a dover mettere la benzina e quindi spendere una certa cifra durante l'anno. Quindi secondo me, ad esempio nel mio caso, a fine anno avrò risparmiato un sacco di soldi, perché comunque facendo tanti prati e io sostituirò quasi totalmente il mio vecchio raserba a scoppio con questo, risparmio veramente un sacco di soldi. Ma poi c'è proprio un aspetto pratico legato ad esempio al fatto che qua non devo accendere niente, schiaccio, parte, è proprio molto più comodo. E poi, come vi ho già spiegato nell'altro video, per me è molto importante il fatto di poterlo stivare in verticale, quindi sul furgone mi occupa veramente poco spazio. E poi di per sé questo comunque è realizzato molto bene, ma per darvi, come vi ho già detto nello scorso video, un parere definitivo lo devo testare a lungo. Quindi per ora vi do le mie prime impressioni, però oggi facciamo un test importante, quindi partiamo subito. Ok, ho fatto un po' di giri col mulching e devo dire che non noto in realtà differenze rispetto all'altra volta, nonostante l'erba sia più alta e umida e la raserba non sta sforzando niente, il mulching viene perfetto perché non si vede nessun residuo, però proviamo anche col cestello. Allora, semplicemente bisogna togliere il tappo, che ci vuole un secondo. Intanto diamo un'occhiata sotto al raserba, vediamo com'è la situazione. Non si è appiccicata tanta erba, invece su quello a motore a volte, avendo la scocca sotto con non così regolare, mi si accumulava un po', quindi questa è un'ottima cosa. Allora, il cestello è facilissimo da inserire, questo lo lascio un attimo qua dove sono già passato e ora facciamo un po' di, cioè lo finiamo col cestello. Allora, così. Tra l'altro sto andando alla massima velocità, che col mulching non è consigliato, perché comunque andando veloci si rischia che l'erba non si riesca a sminuzzare nel miglior modo, però comunque riesce a fare un buon lavoro.
Il prato è concluso, sono riuscito a fare il lavoro davvero molto velocemente, quindi questo riserva batteria ha superato anche la seconda prova e durante la prossima settimana lo devo riutilizzare sicuramente in condizioni ancora più difficili e appena ho occasione lo provo con l'erba alta 3 metri perché voglio proprio vedere fino a che punto può arrivare. Per ora anche la durata della batteria, nonostante mi hanno fatto presente che il primo ciclo conta poco perché la batteria deve un attimo stabilizzarsi, però nonostante questo ci ho tagliato l'erba due volte qui e ho ancora metà batteria a disposizione. L'unica cosa con cui devo prendere un po' la mano è la regolazione dell'avanzamento, della velocità, perché con una mano bisogna tenere la leva, però con la solita mano bisogna tenere anche quella per azionare la lama. E quindi cosa può capitare a volte? Che mi viene da mollare praticamente entrambe, oppure mollo quella della lama, devo un attimino abituarmi a sincronizzare i movimenti. La cosa che riesco a fare abbastanza bene è tramite l'altra manopola aumentare o abbassare la velocità, ad esempio quando devo fare una curva stretta la metto al minimo, poi quando è dritto vado al massimo e così via. Però diciamo, ecco, non sono abituato a questo sistema di avanzamento, quindi è giusto prenderci un po' la mano, però penso che quando l'ho utilizzato qualche volta dovrei abituarmi velocemente. Ora ripeto, non mi sembra giusto dare ancora dei giudizi perché è troppo presto, però per il momento tutto molto bene, quindi mi raccomando seguimi che nei prossimi video andremo a testarlo in condizioni sempre più difficoltose e quando l'avrò usato con un po' più di costanza, oltre a confrontarlo col mio raserba a scoppio, ti darò un giudizio valido per capire se davvero si può sostituire un raserba a scoppio con una batteria. Con questo ti saluto e ci vediamo presto con altri video. Ciao ciao!